Parliamo di sostenibilità in agricoltura e il tema poteva essere affrontato in due modi, o approfondendo alcuni aspetti o alcuni impatti negativi che ha l'agricoltura, e sarebbe stato anche più facile da esporre e da seguire per voi, oppure fornire una panoramica di un argomento che è abbastanza vasto, facendo tanti cenni a tanti aspetti, in modo da fornire a ciascuno di noi degli elementi di riflessione o di conoscenza, su cui poi fare, una partecipazione attiva, cioè proprio di poter contribuire alla stesura del programma. Quindi, ecco, aspettate una presentazione, molto ampia e su alcuni aspetti anche un po' superficiale, cioè verranno forniti solo degli spunti e poi, c'è anche il pomeriggio per poter approfondire quello che secondo voi vale la pena di approfondire. Partiamo da due punti fermi, tanto per inquadrare il tema. L'agricoltura è un settore produttivo, sembra una banalità, ma ce ne dimentichiamo perché siamo abituati a associare l'agricoltura a un servizio, il servizio di fornire gli alimenti. In realtà è un settore produttivo al pari di tutti gli altri settori produttivi, come le industrie pesanti, le industrie leggere, l'artigianato, e in quanto tale ha degli impatti sull'ambiente. O più che sull'ambiente sarebbe meglio parlare di capitale naturale. Ve lo dico subito perché se dopo lo nomino ancora, il capitale naturale è una parola che racchiude nella sua ampiezza, quelle che sono le risorse finite, quindi acqua, aria e suolo, ma anche tutti i servizi che l'ambiente dà alla collettività, primo fra tutti la possibilità di continuare ad abitare il pianeta Terra. Quindi capitale naturale per intendere l'ambiente in senso più ampio e più vasto. L'agricoltura è un settore produttivo che ha degli impatti negativi sul capitale naturale, ma anche degli impatti positivi, come vedremo, oltre a garantirci l'approvvigionamento delle merci per mangiare e per gli usi energetici. Detto questo, l'agricoltura è investita da una serie di richieste di ridurre gli impatti negativi sul capitale naturale al pari di tutti gli altri settori produttivi, cioè le aziende che un'industria che apre oggi ha bisogno di mettere dei filtri per abbattere i fumi dei propri camini, che 30 anni fa non aveva come spesa, perché anche all'industria, al settore produttivo, in generale, viene richiesto di ridurre gli impatti sull'ambiente. Non sto, ad allargarmi troppo, però insomma anche l'agricoltura al pari di tutti gli altri settori, quindi nessuno ce l'ha con l'agricoltura in particolare, però anche lei dovrà concorrere alla sostenibilità generale. Allora, dunque, io qua non vedo le slide e quindi aspetta, mi sposto un po', perché non le ricordo neanche bene, quindi le dobbiamo leggere insieme. Indietro di una, per favore. Ok, allora partiamo velocemente dall'inquadrare i cambiamenti che hanno interessato l'agricoltura nel passato recente. Fondamentalmente dobbiamo ripartire dalla meccanizzazione agricola del dopoguerra. La meccanizzazione agricola e la grande disponibilità energetica del dopoguerra, energetica quindi sia in termini di possibilità di usare le macchine, ma anche energetica nel senso di apportare input chimici in agricoltura, potendoli produrre, quindi i concimi, i diserbanti, tutti i fitofarmaci. Questo passaggio ha creato un cambiamento epocale nell'agricoltura. Prima l'agricoltura aderiva alle opportunità ambientali, si dice, cioè cosa vuol dire aderiva? Che la natura era più forte dell'uomo e bisognava riuscire a coltivare secondo i limiti e i paletti che metteva la natura stessa. Se una zona si allagava troppo, non riuscivi a farci nulla. Poi, invece, si è riuscito a livellare il terreno, irrobustire la rete di bonifica dei canali e di conseguenza l'uomo, che prima deriva le opportunità ambientali, e si è trovato più forte e quindi può utilizzare il territorio rurale come un piano cartesiano su cui attraverso gli input chimici e la meccanizzazione può coltivare fondamentalmente quello che vuole, gli costa solo di più. E no, ancora indietro, grazie. Allora, quindi il primo riflesso è stata la rettifica dei canali, dei campi, dei margini dei campi e l'allargamento delle superfici dei campi coltivati. Perché
perché la meccanizzazione consentiva di lavorare in un giorno molta più terra, mentre prima l'unità di misura del campo, che è la biolca mantovana, qua da noi, altro non era che in lunghezza la capacità che aveva il bue di arare e poi riposarsi un po' per tornare indietro. Okay? Questa era quindi la biolca. Adesso invece con la meccanizzazione si allargano a dismisura le dimensioni degli appezzamenti. Noi qui oggi parliamo di agricoltura di pianura, fondamentalmente la Lombardia possiamo dividerla banalmente in agricoltura di montagna e agricoltura di pianura. Oggi parliamo di agricoltura di pianura. L'agricoltura di pianura è l'agricoltura professionale ad elevati redditi, cioè l'agricoltura fatta da poche aziende di grandi dimensioni, dotate di grandi forze sia economiche che in termini di macchine, e quindi è in grado di produrre reddito. Anche in pianura ci sono forme di agricoltura svantaggiate, come per esempio l'agricoltura periurbana, cioè dove l'edificazione a bassa densità cresce e resta intercluso un piccolo campo, oppure altre forme di agricoltura come più legate agli aspetti sociali, dove magari i figli non decidono di non proseguire il lavoro del padre, quindi c'è il mancato ricambio generazionale. Quelle sono però nella pianura lombarda sono forme residuali di agricoltura. Il grossissimo è fatto dall'agricoltura a elevati redditi, quindi noi oggi parliamo di quelli e dei suoi impatti. Possiamo andare avanti. Gli impatti fondamentalmente sono acqua, aria, suolo, dove per esempio per acqua intendiamo l'apporto di nitrati e fosfati principalmente, cioè l'eccesso di nutrienti usati per concimare e far crescere più rapidamente il mais e gli altri cereali, che non vengono assorbiti dalla pianta e finiscono nelle acque profonde o molto più facilmente nelle acque superficiali, cioè nella rete dei canali che poi conduce ai fiumi. Quindi eccesso di nutrienti nell'acqua è dovuto agli apporti nutritivi che vengono fatti alle colture. Un altro impatto in generale è sulla biodiversità, intesa come diversità di ambienti. Diversità di ambienti vuol dire eterogeneità di matrici territoriali. Facciamo un esempio. L'agricoltura delle colline moreniche, per quanto riguarda il nostro territorio, è un'agricoltura di mosaico, eterogenea, perché ci sono intervallati i campi a cereali coltivati intensivamente, i prati che sono colture estensive, i boschi, qualche area umida. Ecco, questa è una matrice agricola di mosaico. Le matrici agricole di mosaico vuol dire diversità di ambienti, vuol dire maggiore capacità di sostenere la biodiversità. Invece la monocultura cerealicola dell'alta, media e bassa pianura irrigua è una tipologia di uso del suolo che non sostiene più la biodiversità. La biodiversità, per capire che cos'è, bisogna pensare a tre cose, tre livelli: diversità di ambienti, diversità di specie, ricchezza di patrimoni genetici all'interno della stessa specie. So che è un concetto che non è facilmente afferrabile nell'immediato, perché di solito per biodiversità siamo tutti viziati dall'idea del panda del WWF, cioè è scomparsa la tigre siberiana, scompare il panda, perdita di biodiversità. In realtà la biodiversità è un paradigma che riguarda di lettura, che riguarda tutto il territorio del mondo, anche la nostra pianura, e non è solo legata alla quantità di specie, soprattutto la quantità di specie grosse che tutti abbiamo nel nostro immaginario. Altro esempio, per tornare sull'agricoltura e capire la biodiversità: il suolo ha dentro di sé tantissime forme di vita nello strato quello più alto. Lì c'è concentrata il maggior numero di specie del pianeta, la maggiore diversità, biodiversità interspecifica. Per esempio tutti i batteri che ci sono, i protozoi, e poi gli esseri quelli più evoluti, per esempio i lombrichi, i vermi, i ragni, tutte queste cose qua. Ecco, nel suolo c'è la maggior biodiversità del pianeta. L'agricoltura intensiva, che lavora con lavorazioni del suolo profonde per ogni coltura, ripete la stessa coltura sullo stesso campo e dà tanti apporti chimici, fa sparire la sostanza organica negli strati superficiali del suolo. Sparisce la sostanza organica, quindi fondamentalmente il carbonio, che è la prima forma di vita, cioè è il primo elemento che compone la vita. Scompare anche la cosiddetta fauna edafica, che è quella che ho detto prima, tutta la fauna che c'è nel suolo.
Per cui parlare di biodiversità in agricoltura è abbastanza complesso e di solito invece siamo abituati ad intenderlo in maniera purtroppo un po' troppo superficiale. Biodiversità vuol dire sostenere la mobilità delle specie animali e vegetali, e per esempio alcuni tipi di uccelli, di avifauna che abitava da sempre i coltivi, l'ambiente dei coltivi, e che oggi non li abita più. Siamo abituati a vedere nei campi di mais solo le cornacchie, le gazze e le volpi, che sono specie generaliste, cioè che potrebbero, opportuniste, che possono vivere ovunque. E scompaiono le specie invece più esigenti dal punto di vista degli ambienti che le sostengono. Scompaiono anche le specie vegetali, per esempio la farnia che abitava tutta la pianura lombarda e che oggi è relegata in pochissimi boschi di qua e di là, per esempio nel bosco Fontana. Queste popolazioni animali vegetali rimangono disgiunte, i patrimoni genetici delle singole popolazioni si impoveriscono perché continuano a mescolarsi tra di loro, non entrano in contatto. Allora, quando parliamo di impatto dell'agricoltura sulla biodiversità, vuol dire l'agricoltura dovrebbe e potrebbe mettere in comunicazione ancora le specie e sostenere le specie al suo interno. L'agricoltura intensiva a elevati redditi non riesce più a farlo, non lo consente più. Per questo si parla appunto di impatto sulla biodiversità dell'agricoltura. Spero di essere riuscito, sono riuscito. E poi sul paesaggio, questa invece è più facile da capire, le trasformazioni, l'indifferenza ai condizionamenti ambientali. Come dicevamo prima, prima un dosso geomorfologico veniva rispettato dall'agricoltura, oggi si livella. Per cui sono scomparsi insieme ai segni della morfogenesi, della genesi del suolo, sono scomparse anche le presenze arboree e arbustive che da sempre hanno caratterizzato la nostra agricoltura, cioè tutti gli elementi verticali. E quindi il paesaggio è mutato e sta mutando tuttora, molto in fretta, verso la banalizzazione. Andiamo pure avanti. Gli esempi di impatti sono, qua per fare qualche esempio un po' più semplice, l'erosione superficiale. La monocultura, quindi ripetere la stessa cultura primaverile o estiva tutti gli anni nello stesso posto e poi lavorare la terra ogni volta, lasciare il suolo nudo, lavorato per tutto l'inverno fino alla stagione successiva, facilita la perdita, cioè l'erosione di suolo. Sembra impossibile perché di solito siamo abituati a pensare all'erosione in montagna, in realtà va perso moltissimo suolo, strato superficiale del suolo, anche in pianura. Dove va? Nei canali, sotto forma di trasporto solido, okay? Piove, il terreno è perfettamente livellato e nudo, la terra va nel canale e il canale lo porta via, e favorendo poi l'interrimento dei fiumi. Il trasporto solido nei fossi non ha solo il problema poi dell'interramento e dell'interrimento, ma anche il fatto che non fa passare la luce sul fondo del canale. Quindi nel canale non cresce più vegetazione né subacquea, cioè la vegetazione si dice idrofila, e neanche natante, cioè quella che ha le radici sul fondo del canale e le foglie in superficie, proprio perché non arriva luce. Altri esempi, la perdita di fertilità l'abbiamo detto prima, sulle acque l'eccesso di nutrienti, la torbidità, il consumo idrico, tutte le forme di irrigazione hanno una perdita, non sono efficienti, sia quella per aspersione, che è quella col gettone, quando si innaffia col gettone, perché molta acqua evapora, sia quella per scorrimento per tanti motivi, tra cui per esempio il fatto che i consorzi di bonifica per razionalizzare l'uso delle acque fanno la cosiddetta ruota, cioè tu hai 15 giorni per poter derivare l'acqua e ce l'hai dal 1 al 15 di aprile. Non importa se è piovuto una settimana prima oppure no, tu dopo perdi la ruota, quindi la usi lo stesso e non serviva. Impatti sull'aria sono l'emissione, ma anche per esempio l'azoto che va su. Gli impatti sul capitale naturale li abbiamo accennati prima, è importante forse ancora parlare di, dunque qua bisognava specificare, quando si parla di biodiversità non stiamo parlando della perdita di biodiversità delle specie domestiche, cioè le mucche che appartengono tutte alla stessa razza e non ci sono più le razze locali, non è questo quello di cui stiamo trattando adesso, ma sono le specie che appartengono al capitale naturale.
quelle che verrebbero naturalmente. E la frammentazione degli ambienti era un altro tema importante che forse prima ho saltato, che riguarda questo aspetto. Abbiamo detto che la biodiversità sono tre, bisogna almeno considerare i tre livelli, diversità di ambienti, di specie, di patrimoni genetici tra le specie, quindi non è un argomento facile da capire. La frammentazione è un po' più semplice, vuol dire ci sono specie animali e vegetali che oggi vivono in ambienti naturali o seminaturali, come per esempio i parchi, quelli che sono già tutelati per capirci. Quelle vanno intese come aree sorgenti di naturalità, cioè sono gli ultimi posti in cui le specie che si esprimerebbero naturalmente sul territorio sono rimaste a vivere. Cosa succede? Che questi ambienti naturali nei territori di pianura sono andati sempre più riducendosi di dimensioni e sempre più rarefacendosi, sono sempre più lontani. L'agricoltura, quando si diceva che può avere impatti negativi ma anche positivi, l'agricoltura è l'ultima forma di tutela del suolo libero, cioè l'ultimo possibile vettore che abbiamo per mettere in comunicazione specie esigenti che sono di qua e di là. Facciamo l'esempio della verla piccola. La verla piccola, che è un indice di biodiversità molto importante, è un uccellino che da sempre abitato in pianura da noi e adesso rimane solo dove c'è il prato, la siepe e il bosco, perché le sue esigenze di alimentazione ma anche di riproduzione prevedono che ci siano questi tre ambienti insieme. Se lei vive nel posto A e un'altra popolazione nel posto B e la matrice territoriale che c'è in mezzo non ha questi tre ambienti, o non si sposta più. Quindi questa popolazione e quest'altra sono destinate, la popolazione vuol dire l'insieme di individui della stessa specie che stanno in un posto, sono destinate all'estinzione, perché i patrimoni genetici mescolandosi tra di loro si impoveriscono, si riducono, diventano sempre più uguali, un individuo ha lo stesso patrimonio genetico dell'altro. All'arrivo di un attacco esterno qualunque, come un incendio, un nuovo parassita dalla Cina, il surriscaldamento globale, tutti i patrimoni genetici della stessa specie rispondono allo stesso modo e quindi si estingue. Infatti l'impoverimento genetico è la premessa per l'estinzione delle specie. In questo senso l'agricoltura, anche di pianura, può fornire un servizio ecosistemico fondamentale, che è quello di ripermettere che si congiungano le popolazioni. È più facile capire quelle animali, come la verla piccola, ma anche quelle vegetali, perché ci sono le piante della pianura, gli alberi e gli arbusti. Non tutti gli alberi e gli arbusti sono stati furbi dal punto di vista evolutivo, perché il pioppo ha il seme che va negli strati alti dell'atmosfera e ricade da un'altra parte e cresce un'altra pianta di pioppo. Altre piante invece sono un po' più scalognate, perché hanno il seme pesante che cade al piede della pianta. E quindi quello lì, da lì, se non c'è un roditore che se lo porta in giro per 300-500 metri, lì sta. E quindi anche le piante rischiano l'estinzione. E adesso torniamo invece a che cosa fa la politica o la società per l'agricoltura e come ci si relaziona. 10 minuti ancora. Dunque, la politica, le politiche agricole si confrontano con le politiche nazionali e regionali, si confrontano con le politiche agricole europee e con la cosiddetta PAC che avrete sentito nominare, politica agricola comunitaria. La politica agricola comunitaria è una piattaforma su cui si decide come indirizzare l'agricoltura. In passato si è indirizzata verso la maggior produzione possibile per garantire che tutti avessero da mangiare. Già da molti decenni invece questo indirizzo è stato totalmente stravolto a favore invece di una produzione di qualità, perché di scorte alimentari ce ne sono a sufficienza in Unione Europea e nessuno teme più la fame come nel dopoguerra. E quindi già dagli anni 90 la riforma della PAC introduceva concetti totalmente nuovi rispetto alla mera produzione alimentare, come per esempio la sicurezza degli alimenti, ma anche il benessere animale, la tipicità delle filiere legandole ai luoghi, e la protezione dell'ambiente e la valorizzazione del paesaggio. Nel 2003 sono state introdotte ulteriori modifiche, tra cui è stata introdotta la condizionalità in agricoltura. Che cos'è la condizionalità in agricoltura? L'Unione Europea dice
noi regoliamo il mercato agricolo attraverso la PAC per essere sicuri, perché è un bene di prima necessità, per essere sicuri che venga svolto e prodotto nel migliore dei modi. Diamo, se tu sei un produttore, ricevi un aiuto diretto per produrre. Però mi devi sottoscrivere un documento che si chiama condizionalità, in cui tu ti impegni a rispettare una serie di regole che hanno a che fare con quello che abbiamo letto prima: sicurezza alimentare, tipicità delle filiere, benessere animale, rispetto dell'ambiente. Tu me lo sottoscrivi e quindi io do per scontato che se tu sei il destinatario del beneficio diretto, mi rispetti questi obblighi. Poi ti mettiamo anche a disposizione dei soldi ulteriori che tu puoi ricevere, però sono volontari quelli. L'aiuto diretto l'hai già ricevuto. Ti obblighi a prescindere a rispettare delle regole. Ti diamo delle misure in più del PSR, del Piano di Sviluppo Rurale, a cui tu, se vuoi, puoi accedere per compensare i mancati ricavi e i maggiori oneri che hai dovuto sostenere per rispettare gli obblighi della condizionalità. Quale misura? Dipende. Però, allora, il soggetto erogatore sono le regioni e i controlli spettano fino all'anno scorso alle province per molte misure. Da quest'anno di nuovo alla regione. Assolutamente sì, e lo fa a diversi livelli. Lo fa a livello di foto aerea, perché paga ogni anno un volo che fotografa l'esistente e in cui si trovano le prime corrispondenze con le superfici. E poi, prima di pagare, cioè tu hai aderito alla misura, sì, prima di pagare proprio, mi sa, tu intanto cominci, poi prima di darti i soldi vengo a vedere. Questo su quasi tutte le misure. Andiamo avanti. Andiamo pure avanti. Perché se paghiamo? Perché noi tutti paghiamo l'agricoltura per svolgere servizi ulteriori, per svolgere questi ruoli diversi rispetto alla sola produzione di cose da mangiare? Perché l'agricoltura svolge i cosiddetti servizi ecosistemici, quindi conservano il suolo libero e consentono l'approvvigionamento delle risorse naturali, intese anche come riproduzione, rinnovamento delle risorse naturali. Attraverso la fauna edafica il carbonio viene prima mineralizzato, poi ritorna in sostanza organica, quindi l'agricoltura offre un servizio veramente alla vita. E poi i servizi culturali, come per esempio la domanda sociale di spazi aperti dove andarsi a fare una passeggiata, o anche il mantenimento di forme di paesaggio esistenti. Andiamo pure avanti. E gli obblighi della condizionalità li abbiamo visti prima. Sì, andiamo pure avanti perché sennò arrivo lungo. E adesso invece passiamo allora a quali possono essere i cambiamenti. La sostenibilità in agricoltura si può raggiungere, ottenere a due scale. Quella della conduzione aziendale, cioè come viene condotta l'azienda, oppure su come viene pianificato e programmato il territorio nella sua interezza. Ad alcuni esempi semplici accennati. Chi pratica la rotazione, cioè cambia coltura sull'appezzamento ogni anno, o fa gli avvicendamenti, cioè mette dopo una coltura che utilizza quello che ha lasciato nel suolo la coltura prima, pratichi i riposi per rigenerare il suolo, o mantiene coperto il suolo anche d'inverno per evitare l'erosione, e tutti questi qua sono forme di conduzione sostenibili, quindi avvantaggiano moltissimo la sostenibilità complessiva del territorio, e hanno il grandissimo vantaggio che non necessariamente sottraggono suolo libero, suolo produttivo. Perché?
Perché il nocciolo di tutta la questione è l'agricoltura è un settore produttivo, quindi ha a che fare con la prima regola, la prima logica, che è quella dell'imprenditorialità, del produrre reddito. Successivamente ha anche un ruolo fondamentale come produttrice di servizi ecosistemici. Il nodo di tutta la questione sta a coniugare le esigenze dell'imprenditorialità con la sostenibilità. La sostenibilità a scala aziendale, utilizzando delle tecniche nuove, ha il grandissimo vantaggio che non sottrae suolo produttivo, per cui adeguatamente compensata e indennizzata non si scontra con le logiche imprenditoriali più di tanto. E un'altra forma di sostenibilità a scala aziendale sono le tecniche dell'agricoltura blu o agricoltura conservativa, che prevedono la non lavorazione del suolo, quindi la semina su sodo o anche la fertirrigazione di precisione. E a scala di paesaggio, invece, la sostenibilità si ottiene cambiando un po' la matrice territoriale esistente. Per esempio, facendo variare la sezione dei canali irrigui. Variare vuol dire un canale dritto, che funziona come autostrada, non è in grado di sostenere granché di biodiversità. Se questo canale ha delle lanche, cioè si allarga in alcuni tratti dove la corrente diminuisce, lì si insedia della vegetazione spontanea ed è in grado di rinnescare tutta una catena trofica, perché lì possono i pesciolini possono riprodursi al riparo dal gambero americano, eccetera. Quindi gestione del reticolo irriguo e i non sfalci sulle fasce, sulle ripe. E poi le fasce tampone, l'introduzione di fasce tampone, che è molto importante, le Beetle Bank, se provo andare avanti che forse c'è qualche foto. Sì, c'è qualche foto. Allora, in alto a sinistra il territorio banalizzato che conosciamo con la monocultura mais. In alto al centro la presenza arborea, anche solo quella permette la vita di moltissimi, per esempio, insetti coleotteri che vivono nel legno, sia vivo che morto, che anche quelli hanno la possibilità poi di rinnescare tutta la catena alimentare. A destra, addirittura, invece, in alto a destra un ambiente di mosaico dove c'è un incolto e una siepe. Questo è il massimo dal punto di vista della sostenibilità, agevolare la biodiversità. Al centro, a sinistra, le fasce tampone, che lavorano sul principio per cui se tra la fine del campo e il canale c'è di mezzo della vegetazione, che può essere erbacea, arborea o arbustiva, quella vegetazione aiuta ad abbattere i carichi degli eccessi di nutrimenti che provengono dal campo, perché mangiano con le radici nella rizosfera, mangiano e assorbono soprattutto nitrati e fosfati, quindi riducendo gli apporti di nutrienti dentro nei canali. Un'altra cosa che era piaciuta tanto a Gian Pietro sono le Beetle Bank. Le Beetle Bank sono delle fasce erbacee lasciate o alla colonizzazione spontanea oppure seminate con sementi erbacee, con semi di specie erbacee locali, che vengono sfalciate una volta solo all'anno. Quello purtroppo è suolo sottratto all'agricoltura produttiva, andrebbero previste parallele a distanza di qualche centinaio di metri uno dall'altro in mezzo alla monocultura queste strisce erbacee, che sono la foto al centro a destra, non so se si vede bene, tra due culture ci sono 2 metri a prato. Ecco, quel prato lì, sfalciandolo una volta all'anno, si evita che entrino dentro gli arbusti, per esempio, che si trasformi. Rimane prato, però sfalciandolo una volta all'anno fiorisce. Quelle fioriture lì attraggono moltissimi insetti e quindi, come anche per gli alberi e gli arbusti, sono molto favorevoli alla biodiversità e alla capacità dell'agricoltura di sostenere lo spostamento delle specie. E sotto invece degli esempi di agricoltura conservativa di precisione, a sinistra l'irrigazione lo spandimento dei liquami nel mais interrandoli fila per fila con una macchina molto costosa da noleggiare però, e a destra invece la semina di precisione su sodo in basso a destra, che vuol dire non aro più il campo, quindi conservo il mio suolo e gli strati fertili e semino direttamente lì con una macchina che proprio fa il buco e mette il seme. Non ho dovuto fresare, e ovviamente la produzione è più bassa e l'uso dei diserbanti nei primi anni purtroppo è più alto, però c'è una misura del piano di sviluppo rurale che ti indennizza e ti compensa se vuoi utilizzare l'agricoltura conservativa. Andiamo pure avanti. Ora
Allora, adesso invece qualche proposta rapidissima in 3 minuti per cosa possiamo fare. Dunque, i destinatari, cioè a chi ci dobbiamo rivolgere per aumentare la sostenibilità in agricoltura, agli imprenditori agricoli, in che modo? Favorendo la conoscenza di questa necessità dell'agricoltura di essere più sostenibile, oppure aumentando i premi per chi aderisce alle misure agroambientali, che al momento non sono molto appetibili, perché sono strutturate solo in funzione del mancato guadagno o dei maggiori costi. Gli enti locali, che hanno anche loro un ruolo fondamentale, e gli enti sovralocali, per esempio attraverso la creazione di soggetti promotori. Cosa sono i soggetti promotori? Già questo piano di sviluppo rurale, ma in Lombardia in maniera però molto limitata, invece in altre regioni come nelle Marche è stato fatto molto meglio. Il soggetto promotore che cos'è? È un ente parco regionale, per esempio, oppure lo stesso consorzio di bonifica. Qualcuno che dice: io raccolgo tutte le domande delle misure agroambientali di chi vuole farle, anzi magari vado anche a bussare alla porta a dire: oh dai, aderisci anche tu alla misura agroambientale. Lo so che dal punto di vista imprenditoriale non è molto appetibile, cioè va in pari sì e no, e ti devi anche creare degli scrupoli ulteriori o dei pensieri ulteriori, ma mi controllano, non mi controllano. Però se lo fai, io le raccolgo tutte e poi le metto a sistema e ti dico: guarda, tu che vuoi aderire sei proprio nel posto giusto al momento giusto. Se invece di aderire solo a quella misura mi fai anche quella sulle zone umide e rimboschimenti, ci guadagni, perché prendi 3 misure e sei il paladino della giustizia, perché hai migliorato di molto. E questo, per esempio, quello lì è un esempio di come valutare dove è meglio o no indirizzare le misure agroambientali sul territorio. Sono studi che si possono fare tranquillamente applicando degli indicatori che sono condivisi a scala europea e quindi sono abbastanza oggettivi. Che cosa consentirebbe di fare questa cosa? Andiamo pure avanti. Consentirebbe di dire: tu che sei nel posto giusto al momento giusto, prendi di più di quello che purtroppo è in una zona marginale, lontano dalle zone naturalità, dove non c'è il problema dell'accumulo dei nitrati nelle acque. A quello là gli diamo solo il minimo, come facciamo adesso. All'altro gli diamo il triplo. Allora sì che comincia dal punto di vista imprenditoriale a diventare interessante, perché c'è un margine di guadagno. Però per fare questo, come bisogna fare? Bisogna andare in deroga. In deroga perché diventa un aiuto di Stato, perché per la politica, per la PAC, tutti gli aiuti devono essere calcolati sul regime de minimis, mancato guadagno e maggiore costo. Andare in deroga però non è impossibile, è una scelta politica, bisogna sostenerla davanti al Ministero e il Ministero davanti all'Unione Europea. Ma questo viene già fatto, però per altre misure. Quasi mai per le misure agroambientali, agroclimatico-ambientali. Viene fatto per esempio per l'inserimento dei giovani agricoltori in agricoltura, per i vasconi dei liquami, che sono effettivamente un problema grosso, per l'ammodernamento delle aziende. Al momento nessuno però ha pensato di sostenere le deroghe per le misure agroambientali, perlomeno in Lombardia. Va bene, io direi che posso concludere, se non sforo troppo, grazie.